Altro relitto, stavolta non in Riva Vena, non in Canale Lombardo, ma sull'Usenzo. Probabilmente stava pericolosamente vagando, portato dalla corrente, ed è stato recuperato prima che affondasse da qualcuno che l'ha trainato fino allo scivolo nei pressi del parcheggio per i camper di Borgo San Giovanni, legandolo a un palo in modo che non torni al largo. Ma adesso chi dovrebbe farsene carico? Non è la prima volta che un barchino viene ormeggiato di fortuna in quest'area e capita che se è realizzato in vetroresina trovi un nuovo proprietario, una buona lavata e se lo scafo è integro torna a fare il suo lavoro. Ma per un barchino in legno, nelle condizioni in cui si trova questo, è difficile che qualcuno se lo prenda in carico. Probabilmente qualcuno a cui tra qualche giorno darà fastidio vederlo ormeggiato qua, mollerà l'ormeggio e lo lascerà tornare in mezzo al canale, a costituire un pericolo per chi naviga. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.